dottore, meno mangiamo, più a lungo e meglio viviamo. È un principio che voi applicate sempre. Sicuramente il criterio della restrizione calorica è un criterio alla base dell'intervento sul paziente. Poi va modulato in base al quadro clinico davanti che si pone, perché chiaramente non tutte le condizioni cliniche ammettono una restrizione calorica di un certo tipo. Pertanto anche qui la personalizzazione è alla base, ma è chiaro che da un punto di vista generale l'intervento con restrizione calorica ha degli effetti notevoli.